L'Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale numero 5 di Pescara, coinvolto nel progetto eTwinning della Commissione Europea. eTwinning, lo ricordiamo, è un progetto che rientra nel programma Erasmus Plus, il cui obiettivo è quello di incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fornendo le infrastrutture necessarie alla creazione di progetti didattici a distanza. Lo scopo è quello di avvicinare i bambini ad una educazione interculturale, quindi alla un'educazione internazionale e a una cittadinanza europea consapevole. In questo caso specifico si parla di un progetto che ha come scopo di far vedere attraverso l'arte ai bambini la bellezza che c'è nel mondo, al di là dei momenti storici particolari che possono essere momenti più o meno bui. Quindi si cerca di educare i bambini alla lettura dell'arte e alla condivisione progettuale con altri paesi. In questo caso i bambini italiani hanno partecipato ad un progetto in partenariato con la Grecia, la Polonia, la Romania e all'interno della città di Pescara hanno condiviso l'esperienza con l'Istituto Comprensivo 6 di della Pineta. Sono coinvolti classi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di Via Cavour e di Piano T e di Gioberti, e poi abbiamo appunto due classi della Pineta dell'Istituto Comprensivo 6. Gli obiettivi di questo progetto sono in particolare quelli di coinvolgere i bambini nella bellezza, quindi Beauty in Art. Abbiamo sperimentato vari pittori per vedere le luci e le ombre anche. Il progetto è nato a ottobre, quindi nel pieno della guerra appena scoppiata in Israele, ma anche tutte le violenze a cui i bambini assistono. E quindi qualcosa noi volevamo dire, volevamo affrontare l'argomento, ma chiaramente nella forma affrontabile con i bambini. E quindi abbiamo parlato di bellezza, di pittura, abbiamo sperimentato, abbiamo fatto laboratori e i bambini sono stati molto motivati e abbiamo visto che dalle ombre possono esserci anche le luci, e quindi li abbiamo portati alla speranza. Beauty in Art, Hope in the Heart. Con degli insegnanti pensavo a questo. Siamo in un